Qui ci troviamo nel sito dove viene raccolta l'acqua per il rifornimento normale del rifugio Pernici. Viene raccolta da una sorgente e da qui ci troviamo quasi a 100 metri di dislivello sotto il rifugio, viene pompata sui serbatoi che si trovano in prossimità del rifugio stesso. Il punto di raccolta, qua in questo punto, presentava delle perdite notevolissime e quindi doveva essere sistemato. In quella occasione l'intervento ci ha portato a un rifacimento del punto di raccolta, a una nuova vasca di raccolta dell'acqua che è stata interrata in questo punto e quindi alla sistemazione anche dal punto di vista del pompaggio dell'acqua stessa. L'acqua che nel rifugio viene utilizzata viene pompata essenzialmente durante il funzionamento del gruppo elettrogeno, perché con l'impianto fotovoltaico non si riesce ad avere una potenza sufficiente per pompare l'acqua su fino al rifugio. D'inverno, magari con delle portate più limitate, il tutto dovrebbe funzionare a meno del ghiaccio e delle scarsità di precipitazioni. Allora, in quel momento entrano in gioco le cisterne dell'acqua piovana che si trovano presso il rifugio. Il rifugio Pernici è un rifugio per certi versi abbastanza facilmente avvicinabile e quindi si pensa di classificarlo così, di bassa quota e quindi con caratteristiche più vicine a degli esercizi pubblici che troviamo anche in valle, ma non è così. Gestire un rifugio in questi posti dove non ci sono fonti energetiche, non c'è acqua corrente, problema uguale come un altro rifugio di quota molto più alta. E tutti questi problemi sono, se volete, un po' attenuati dal fatto che al rifugio Pernici almeno il gestore può avvicinarsi con un mezzo motorizzato. E è poi da capire perché questo rifugio talvolta è molto frequentato, perché l'avvicinamento è abbastanza breve e quindi alla portata anche di molte famiglie che vogliono fare la passeggiata quotidiana e andare a far gustare ai ragazzi la vita e le cose che propone il rifugio. Ma un'altra frequentazione molto robusta è dovuta alla presenza di molte biciclette. Ormai si sale in quota anche per percorsi molto più impegnativi di questo e quindi a maggior ragione da Riva del Garda si sale o da Ledro si sale volentieri al rifugio Pernici sapendo che arrivati ci si può ristorare tranquillamente e magari qualcuno che non ha fatto i conti giusti con la batteria pensare di ricaricare la batteria della bicicletta. Non è proprio così, perché di per sé il CAI ha deciso che queste ricariche normalmente non siano possibili presso un rifugio. L'energia in rifugio è molto impegnativa e molto costosa. Ecco quindi che qualche gestore particolarmente attento alle esigenze dei clienti permette la ricarica delle batterie nei momenti nei quali ha il gruppo elettrogeno acceso e quindi una disponibilità energetica un pochino più ampia. Qui il gestore
o meglio la gestrice, è Valentina, che da quest'anno ha rilevato la gestione di questo rifugio, giovanissima e quindi fortemente motivata a fare questo lavoro, questa attività nuova che la coinvolge molto. La gestione non è facile e comunque sempre alla portata di tutti, perché assomma insieme delle caratteristiche dell'imprenditore e della persona che accompagna nella montagna i frequentatori e gli escursionisti. E in questo mi sembra che Valentina sia particolarmente attrezzata. E in concomitanza o quasi al cambio della gestione avvenuto nella primavera, sono stati eseguiti alcuni lavori. Primo e più importante quello della razionalizzazione, dell'aumento delle riserve idriche disponibili per il rifugio, sia da utilizzare per la cucina come pure per l'igiene personale di tutti quelli che frequentano. E un'altra parte dell'intervento ha interessato anche il gruppo di produzione di energia elettrica sfruttando il sole, il fotovoltaico che c'è sul tetto. È stato integrato e quindi questo permette di avere dei tempi di funzionamento del gruppo elettrogeno sensibilmente più ridotti rispetto alle condizioni precedenti.